È stato siglato un patto per la sicurezza urbana a Foggia, un lungo elenco di impegni e di buone intenzioni corroborati dai fondi del PNRR. Si parla di videosorveglianza, si parla di lotta all'occupazione abusiva delle case. Il ministro ha detto che è un fatto simbolico importante che le case occupate abusivamente vengano sgomberate. Si parla di illuminazione pubblica, progetti di legalità nelle scuole. Si istituisce una cabina di regia qui in prefettura. Il patto avrà la durata di 2 anni e possono aderire anche associazioni e fondazioni di vario tipo. Questo riguarda però il futuro, il presente è quello di una terra in cui l'anno scorso ci sono stati 15 omicidi con 16 morti, una città che è la seconda in Italia per numero di omicidi impuniti. Sappiamo che qui la mafia violenta si unisce alla mafia dei colletti bianchi, ha detto il ministro, perciò è un fatto, una situazione, un insieme di eventi che non sottovalutiamo. Ha promesso ulteriori rinforzi alle forze dell'ordine mediante lo sblocco del turnover, proseguiranno le operazioni cosiddette ad alto impatto. Ha detto che il dato delle denunce da parte delle vittime dell'usura e del racket è sottodimensionato rispetto alla realtà del fenomeno. Qui però c'è una validissima squadra dello Stato e potete fidarvi, dice, a chi subisce ricatti o intimidazioni. Si è soffermato anche sul tema del caporalato con una dichiarazione che ascoltiamo e poi linea allo studio. È chiaro che l'azione che dovrà fare il governo e lo Stato sarà quella di creare le condizioni perché ci sia un prosciugamento nel tempo, prima perché non è dignitoso che si viva in quelle condizioni, seconda cosa perché molto spesso, è inutile negarcelo, intorno alle presenze in questi centri ruotano fenomeni come quelli del caporalato, del vero e proprio sfruttamento del lavoro, che noi riteniamo essere uno dei motivi per cui taluni, insomma, piace un'immigrazione senza regole per fornire quindi opportunità di nuove schiavitù. È partita dalle dichiarazioni.